Questo dovrebbe salire questo, ottimo. Ma questa succede ogni volta? No, solo quando entra in campo di battaglia. Ok, bisogna capire bene tutte le carte nuove, come funzionano. Crea due pedine, creatura artefatto servomeccanismo 1-1 in colori. Ah. Inizia a riempirsi di carte lui, eh. Non mi piace questo. Di nuovo, non lo voglio sta roba. Continua a bloccarmi qua, ovviamente. Attiva il presidio mobile. La userei più che altro per il fatto che posso sacrificarla per pescare una carta. Ottimo, questo la gioco. Questi non li gioco perché non ho abbastanza mana. Userei però questo con il... No, ho bisogno di qualcosa di più forte, perché ho bisogno di almeno due. Ok. Bueno. Posso usare quello per attaccare. Vado ad attaccare con quello. Vado ad attaccare con quello. Male che vada, mi cresce quello. È sempre bloccato, ma... Adesso lo usa per difendersi? Dubito. Però non capisco perché lo attivo. Ah no, ok, sì. Sì, l'ho usato per difendersi. Ok, i due veicoli sono andati. Adesso potrei utilizzare questa per riprendere un artefatto e un incantesimo. Ma abbiamo degli incantesimi? Sì, questo. Ottimo, io farei che sacrificarla quindi per riprendere il bolide. Ok. Sì, e la crescita sfrenata. Così gioco il bolide o la crescita sfrenata? No, gioco il bolide sto giro. Perché almeno mi può servire per difendermi se per caso fosse necessario. Lui sale intanto. Anzi, sono capitati due eventi che potevano scatenare la rivolta sto giro. Attacca o non attacca lui? Non attacca. Tappa un artefatto o una creatura bersaglio. Cosa mi tappa? Ah no, può usarlo quando vuole, sì. Credevo lo usasse subito, ma effettivamente non aveva senso usarlo subito. Allora, rimetterei crescita sfrenata e lo specialista in riparazioni. Gli aeronauti avvilanciati non ancora. Vabbè, lo metto qua, tanto non è che mi serva molto per ora. Cioè, mi serve per scartare più che altro. Allora, io farei che... qua cosa c'è? Ah no, ok. Userei il bolide spericolato. Con questo che tanto... ha la summoning sickness. E andrei ad attaccare col bolide spericolato, tra l'altro.
Blocco o non blocco? Blocco. Ok. Lui sale ancora, ma fin tanto che non posso togliergli sta maledizione, sta aura intorno. Sono fregato. In queste 39 carte ne avremo un'altra utile, spero. Che dite? Questi mi danno solo 5 punti vita, cioè solo. E ho una buona abilità, però non mi risolvono il tutto. Hanno anche volare, che non ho preso in considerazione finora. Questi non. Nessuno di loro ha volare per ora. Di sicuro il suo può rientrare in questo. Infatti, sta riportando in campo un. What? Cos'è questo? Ok. Allora, io più che fare questo. No, beh, questo lo metto. Voglio usare questo. Cosa mi è uscito? Richiamo l'unità. Se un permanente che controllavi ha lasciato il campo di battaglia in questo turno, metti un segnale in unità sul richiamo all'unità. Le creature che controlli prendono +1/+1 per ogni segnalino unità sul richiamo all'unità. Sì! Tutta la vita! Ma è super potente! Ma io già che ci sono. Oh, sacrifico questa. Riprendo questo. E riprendo questo. Per ora faccio così. Ok, mi continua a tappare questa. E ora salterei l'attacco. Ho bisogno che questo mi faccia scalare. Allora, dovrebbe salire questo e dovrei avere un segnalino. Là, ottimo, ottimo. Questa è un'ottima carta. Fin tanto che sacrifico carte, siamo messi bene. Ok. Vorrei utilizzare questi prima o poi, però. Allora, distesa tranquilla, ok. Farei che. Allora, sacrificare queste. Prendo una pianura, ok. Così posso giocare gli avvelenati aerolanciati. E anche la crescita sfrenata, vero? Sì. Ok. Poi cosa ho da fare? Ho sacrificato qualcosa sto giro? Sì, ho sacrificato le terre in evoluzione, terre selvagge in evoluzione. Quindi direi che per ora salto.
Questo sale dovrebbe salire anche il richiamo all'unità, ottimo. Devo sfruttarlo prima che me lo distrugga, però, perché di sicuro cercherà di fare tutto quello che ha. Mi tapperà questo, e infatti. Sta temporeggiando, cioè per ora si è messi molto meglio noi, però potrebbe ribaltare la situazione da un momento all'altro. Cosa sceglie con la maga dei trofei? Strumento di verifica di nuovo. Gioca un'altra terra. Ok, cos'è questo? Una terra. Allora, la terra la giochiamo. Giocherei il bolide spericolato, che per ora tengo là. Allora, sacrificherei questa. Questa la gioco, ottimo. Vorrei andare ad attaccare con un po' di gente. 1, 2, 3, 4. Qualcosa deve bloccarlo per forza, altrimenti muore. 5, 3, 8 e 8, 16. Dovrà perdere delle creature, per forza. Ok, cerca di uccidermi il più possibile. Ci sta. Quei due mi sono sopravvissuti. Mi ha seccato lo specialista in riparazioni e il servomeccanismo. Ok. Però ne è valsa la pena. Via. Andiamo, adesso dovrebbero salire tutti. Ok. Potrebbe attaccarmi adesso volendo, effettivamente lo fa. Non è un problema perché comunque due danni rispetto a tutto quello che ho devastato nel suo campo mi sembra che ci stia del tutto. Guardia del mercato notturno, ok. Però non dovrebbe impensierirmi troppo anche se può bloccare due creature. Ah, crescita sfrenata, boh, lo metto qua. Ho bisogno di sacrificare qualcosa. Questo, no. Questa. Prendiamo una terra base. Tipo, boh. Ok. E direi che continua. Andrei ad attaccare con tutti e tre. Così lui dovrebbe rimetterci tutte e due le creature. No, solo una. Decide di averne una libera per attaccarmi? Forse? Non lo so. Ah no, scemo, questa non può essere bloccata. È ovvio che non l'abbia utilizzata perché non poteva essere bloccata a volare. Scusate ragazzi se mi faccio ogni tanto delle tampe, ma... Bello avere una 14-14 che però non posso utilizzare. Vediamo cosa combina. Se non riesce a fare nulla, abbiamo vinto.
Vediamo che combina. Attaccherà probabilmente, sì. Col fatto che poi comunque non potrà bloccare con quello. Ha pescato una carta, vediamo che cosa gioca. No, due ne pesca forse, sì. Ok, due servomeccanismi, gioca. Il che potrebbe rallentarmi effettivamente. Se non pesco una creatura. Ma tanto anche se pesco una creatura avrà Summoning Sickness, quindi... Allora, ah, una terra l'ho già giocata. Manovra 2. Ma non mi conviene, perché dovrei farlo? Ho chiuso comunque. Sì, andrei a toccare con tutti e tre, dai. Sacrificherà due creature. Per limitare i danni, ma tanto quella con volare non può essere fermata e quindi perde. Yes, è andata. È andata. Non eccelsamente perché ho sbagliato parecchie cose. Ma secondo me ci sta anche perché bisogna un po' entrare nel discorso. C'era sia la rivolta che i veicoli insieme. Nella scorsa i veicoli alla fine non erano stati utilizzati così tanto. Quindi, dopo aver spinto l'attacco delle autorità consolari, Ayani procede al raduno dei rinnegati, dove Pia e Chandranalar lo accolgono calorosamente. Si sono riuniti al centro dell'Etere, il nodo di smistamento dell'intera scorta energetica della città. Direi che è abbastanza tempo, adesso controllo, ma direi proprio di sì. 40 minuti, ragazzi! Oddio, mi sembrava molto lungo. Beh, io quindi vi saluto, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto e lasciare un commento qua sotto. Ci vediamo nel prossimo episodio, al più presto, dovrebbe essere questa stessa settimana. Ciao a tutti, buona giornata.